Buonasera cari telespettatori, questa sera siamo in compagnia del Presidente del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Gabriella Maria Casella. Buonasera, dottoressa. Come sta? Bene, grazie. La trovo in splendida forma, nonostante questo caldo, non ne parliamo, molto, fa molto safari. Oggi è una giornata molto calda, è vero, sì, molto calda. Era stata prevista, quindi siamo preparati. Siamo preparati. Presidente, vorrei parlare di trasloco. Sfido qualsiasi donna che sente parlare di trasloco. Mette ansia perché dice oddio il trasloco e il presidente invece sta facendo il trasloco, ha organizzato un bellissimo trasloco del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Si trasferirà il tribunale dal condominio di Via Sant'Agata, dai plessi con la località Grattapulci e andrà nella caserma Mario Fiori, una bellissima caserma ristrutturata, storica, sede antica di un'antica famiglia nobile e soprattutto ha realizzato il sogno di avvocati, magistrati che erano proprio stanchi e stufi di stare in quella sede veramente disagiata e veramente indignitosa, dobbiamo dire la verità. Oltretutto si pagavano un sacco di soldi, 350.000 euro l'anno. Ecco, quindi lei sarà ricordata per due ordini di motivi. Prima perché è il secondo presidente del tribunale, un tribunale storico come Santa Maria Capua Vetere, e poi per questo trasloco che tutti attendevano da 20 anni. Sì, è Ecco, a vero. lei la parola. Grazie. Innanzitutto buonasera, piacere di averla ritrovata. È vero, sì, insomma, è partito il 18 giugno il trasferimento dell'intero settore civile, che era, come lei ha detto, già ubicato nel condominio, un fabbricato quindi nato per civili abitazioni e poi trasformato in ufficio giudiziario, che ospitava i giudici civili, il personale amministrativo, quindi tutte le attività del settore civile da molti anni, quasi 20 anni. E quindi era, insomma, quella fu una destinazione, possiamo dirlo, provvisoria, che poi è divenuta col passare del tempo definitiva, è durata Eh tantissimo certo, tempo, per cui si sono transitorio 20 aggiunte anni. col passare del tempo a quelle che erano le carenze strutturali, perché furono acquisiti in locazione un po' di anni fa dal Tribunale di Santa Maria ben tre edifici, tre palazzine, dove poi furono collocate tutte le attività sia del civile ordinario che del lavoro. Però già ad una non perfetta idoneità da un punto di vista strutturale, perché è chiaro che insomma, era un edificio non nato per ospitare un ufficio giudiziario. Quindi già aveva una serie di deficienze organizzative, strutturali, logistiche, perché gli uffici erano ubicati in appartamenti trasformati, quindi anche con difficoltà di collocazione degli uffici di cancelleria in maniera ordinata, coerente e logica. A questo poi si è aggiunto il deterioramento della struttura, per cui quando io ho iniziato a presiedere il Tribunale di Santa Maria, ho ritenuto che diciamo, il trasferimento del settore civile in un altro plesso fosse una delle priorità organizzative che mi dovevo assolutamente dare. Un chiodo E fisso è già c'è, sì, diventato. no, è stato un lavoro lunghissimo, perché devo dire che già i Che presidenti dei tipo di tribunali, difficoltà ha avuto? ecco, la questione è questa, era stato già assegnato al Tribunale di Santa Maria per ospitare il settore civile questo immobile che era la caserma Mario Fiore, l'ex caserma Mario Fiore di Santa Maria, che già molti anni fa aveva ospitato degli uffici giudiziari perché era già stata sede della magistratura di sorveglianza, della procura circondariale quando esisteva la procura presso la pretura e credo anche I qualche giudici di pace, attività mi ai pare. giudici di pace, ma molti anni fa questo. Quindi quell'edificio poi liberato con le riforme che ci sono state era stato destinato. Però le attività di ristrutturazione che erano state affidate al Provveditorato alle opere pubbliche molti anni fa si erano a un certo punto interrotte, per cui i fondi erano andati perenti e quindi si era persa la possibilità di avere appunto il finanziamento per le opere di ristrutturazione. Quindi già col presidente precedente e poi
l'abbiamo fatto con i tavoli tecnici al Ministero, siamo riusciti a ottenere appunto che questi fondi venissero, perché dovevano essere, come devo dire, finanziamento era, diciamo, doveva essere deliberato dal Ministero della Giustizia, ma anche dal Ministero dell'Economia, perché erano fondi perenti. Per cui questo con una difficoltà enorme. Che cosa succedeva? Che la ditta che poi ha effettuato tutte le attività di ristrutturazione non aveva i saldi man mano che insomma andavano avanti i lavori, per cui c'erano delle sospensioni e delle interruzioni. Poi diciamo, e quindi questo ha comportato una perdita di tempo notevolissima. Nel 2017 una serie di interventi al Ministero, di sollecitazioni, ma le devo dire che la questione è stata affrontata da me tutti i giorni, quasi tutti i giorni, perché bisognava sollecitare una serie di cose. Per cui anche con interlocuzioni dirette, sia con l'impresa che con il provveditorato alle opere pubbliche e poi con il Ministero della Giustizia, si è riusciti a concludere queste attività di ristrutturazione. Una conquista proprio. Concluse queste attività di ristrutturazione, bisognava poi fare delle altre attività, per cui le devo dire che i lavori proprio, diciamo, si erano già conclusi nell'aprile del 2018, i lavori di ristrutturazione. Poi ci sono stati altri mesi per appunto portare a definizione una ulteriore procedura per tutte le attività di compartimentazione degli spazi, preliminare poi ad ottenere i certificati dalle autorità competenti per utilizzare la struttura, altri sei mesi di collaudo da parte, per non annoiare, dico che a marzo, il 29 marzo, poi il Ministero ha consegnato l'immobile al Tribunale di Santa Maria. Però, alleluia, a marzo, noi abbiamo cominciato in ritardo perché poi occorre fare la consegna, la mera consegna dell'immobile non è sufficiente per poterlo usare, certo, perché bisogna anche dare poi, completare le attività che riguardano l'utilizzazione della rete LAN, la rete per l'informatica, per le attività appunto poi particolari del settore civile, che è un settore in cui l'informatizzazione è molto importante, quindi queste opere sono cominciate all'inizio di giugno. Insomma, noi il 18 giugno abbiamo stabilito d'intesa con il direttore amministrativo, il personale amministrativo e i giudici del Tribunale di cominciare questa attività di trasferimento degli arredi, che poi è un'attività complessa che va seguita. Perché è semplice dire il trasferimento, per noi dobbiamo, è molto complicato perché bisogna trasferire, ricollocare, anche stiamo facendo un'attività di sistemazione proprio delle sezioni civili, cioè certo. Nel senso che, tanto per farle un esempio, una delle due sezioni civili sono state già, c'è stata già una variazione tabellare, in ragione della quale la composizione dell'organico dei magistrati è mutata, per cui anche perché avete aumentato, ci sono arrivati 8 giudici. No, ma questo indipendentemente dall'organico, che i giudici ancora devono arrivare, è proprio una questione di organizzazione. Certo. Abbiamo smembrato la terza sezione civile, che ci sembrava un po' troppo difficile da portare avanti bene, e quindi si sono c'è stata proprio una variazione tabellare, quindi sono state ricomposte due sezioni, la terza e la quarta sezione civile, provvedimenti approvati dal Consiglio Giudiziario di Napoli. Lei sa che il Presidente del Tribunale apporta delle modifiche a quella che è l'organizzazione del Tribunale, però tutti i nostri provvedimenti, i decreti, devono essere ovviamente controllati, valutati e approvati dagli organi che noi abbiamo, che sono il Consiglio Giudiziario a Napoli e poi il Consiglio Superiore della Magistratura. Per cui, quindi, trasferire significa anche questo. Poi andremo a creare delle strutture di immediato contatto con il pubblico, quindi degli sportelli per alcuni settori, insomma è un lavoro lungo, per cui è ovvio che abbiamo dovuto necessariamente sospendere le attività ordinarie, perché non riuscivamo. Che riprenderà? Allora, noi ci siamo dati come termine insomma fine luglio, poi ci sarà il periodo feriale, che comunque viene svolto nella vecchia struttura,
perché poi dobbiamo liberare anche gli archivi, cioè noi dobbiamo completamente liberare la vecchia struttura, che è una struttura, le ho detto, grande, utilizzata per circa 20 anni, quindi ci sono anche dei locali che sono adibiti ad archivio, quindi stiamo facendo anche una selezione degli atti, ma tutto, quindi ci vuole molto tempo per l'importante fare questo. L'importante è che si è avviato. Io sono molto contenta, devo dire, perché si è avviata. Si ecco è avviata, perché io la giudici... chiamo come la chiamo, faccio bene a chiamarla Lady di Ferro. Lei mi ha dato questo... questo appellativo, questo che è significativo, perché io vorrei vedere chi, quale uomo, sono 200 anni e sono sempre stato appannaggio di uomini. Sì, questi traslochi non ne ho avuto notizia. No, ma questo quindi... consegue poi tutta una sistemazione che si sta facendo. Della della logistica del tribunale, perché era molto precaria e c'erano state adottate una serie di situazioni precarie. Poi il Ministero ha fortunatamente dato anche priorità al nostro tribunale, per cui si sono trovati i fondi, c'è stata tanta buona volontà da parte di tutti e quindi questa situazione del civile di Santa Maria... Se l'hai guadagnata proprio, l'inaugurazione non lo diciamo quando ci sarà... No, lo diciamo ancora perché non so bene la data, diciamo, dell'inaugurazione. Noi ci siamo. Perché significa sicuramente... No, ma lo diremo anche perché, devo dire, c'ho un'ottima intesa, un grande consenso anche da parte del Consiglio d'Ordine degli Avvocati e quindi poi abbiamo trovato anche degli spazi destinati a loro, ovviamente nei limiti delle disponibilità che può offrire questa struttura. Cioè, adesso un nuovo presidente degli avvocati. Sì, che nasce per accogliere 4 sezioni, quindi tutto il comparto lavoro più le 3 sezioni civili ordinarie. Tenga conto che noi abbiamo al civile attualmente 14 giudici assegnati alla sezione lavoro e 31, quindi 45 giudici più le cancellerie, e c'è un numero di udienze anche abbastanza alto. Insomma, un bel lavoro. È un lavoro in progress, nel senso che abbiamo cominciato e ovviamente sarà aperta quella struttura nel momento in cui sarà pienamente fruibile. È normale. Sia come sistemazione, però il più è fatto, diciamo la verità, il più è fatto. Ormai è avviato il meccanismo. Adesso è questione organizzativa, poi le cose si possono sistemare col tempo e bisogna anche poi sistemare bene gli accessi e la movimentazione degli utenti, perché è abbastanza grande il settore che andrà nella Mario Fiore, che la struttura anche va compartimentata con delle indicazioni specifiche. Penso che non vi sembrerà vero quando starete lì. No, infatti siamo, è una cosa siamo meravigliosa. Tutti abbastanza contenti, però insomma voglio dire... È come passare da un bilocale a un castello. Sì, no, ma soprattutto lo vedo positivo, sì, questo trasferimento, al di là di tutto, perché sai, i trasferimenti degli uffici giudiziari ci sono, no? Parecchi tribunali poi cambiano sede, però qui forse la logistica, che c'è l'organizzazione strutturale delle sezioni che consente di avere tutto accorpato, quindi un piano per le cancellerie, un piano per i magistrati, però insomma nello stesso lato della caserma Mario Fiore è utilissimo, perché una delle difficoltà del condominio di via Sant'Agata era anche questo, cioè le cancellerie erano dislocate, per cui tu avevi nell'ambito della stessa sezione un ufficio ubicato a un primo piano del fabbricato e un altro all'ultimo piano del fabbricato. Più sistemato. Noi stiamo dividendo il fabbricato per sezione, anche certamente. Con, quindi poi ci saranno delle indicazioni e degli sport. Insomma, un bel successo per un lei. Lavoro è abbastanza un bel lungo, lavoro. Però insomma ci voleva per Santa Maria, perché voglio dire, poi non è solo una questione, cioè lavorare, se tu non hai ordine nelle strutture e negli atti. L'ordine mentale fa ordine delle cose. No, ma viceversa. Anche proprio negli atti, voglio dire. Certo. Tu non riesci a capire dove ci sono i fascicoli più urgenti, insomma, bisogna eliminare una serie di arretrati perché il Tribunale ci sarà Maria tutto come... più ordine e quindi più velocità. Io spero proprio di sì. Sì, senz'altro. Dottoressa, cioè, parliamo un poco dello scandalo del CSM, uno scandalo che non ci aspettavamo. Il Presidente della Repubblica ha detto è un quadro sconcertante, allucinante, e veramente è stato così, è stato un po' una delusione. Era seduto la scorsa settimana al suo posto il procuratore Alessandro D'Alessio, bravissimo procuratore, io stimo tantissimo, un innamorato delle figlie,
è un innamorato delle figlie, è veramente eccezionale. E lui diceva, dice sì dottoressa, dice però la magistratura ha gli anticorpi, e poi non dimentichiamo che è stata stessa la magistratura che si è resa conto di questo sistema corruttivo, ecco, quindi ha gli anticorpi. Il Presidente della Repubblica ha dato spazio, tempo al Parlamento, al Governo della riforma, quanto ci metteranno, insomma, più o meno la situazione com'è? Beh, la situazione, devo dire, non è semplice, perché è stato toccato un organo di rilevanza costituzionale, il Consiglio Superiore della Magistratura. Importantissimo. Importantissimo. E la vicenda non è bella, perché, voglio dire, le intercettazioni hanno palesato, evidenziato dei comportamenti non corretti, assolutamente scorretti, da parte di magistrati componenti del Consiglio Superiore della Magistratura, però, e questo ci ha creato ovviamente grosse difficoltà, disagio nell'accettazione, proprio disagio, perché la fiducia nella magistratura, che secondo me è importantissima, perché una società funzioni e vada avanti correttamente, è venuta meno. Quello che leggo quotidianamente, da quello che leggo, bene, traggo questa, diciamo, valutazione, questa considerazione, che ormai una buona parte della cittadinanza non ha più fiducia nella magistratura, anche perché alcuni comportamenti poi sono simili a quelli che dovrebbero essere sempre solo perseguiti dalla magistratura. Però va anche detto, e dobbiamo dirlo, che è la magistratura che ha fatto emergere, come diceva lui, sì, è vero, dall'interno della magistratura immediatamente c'è stata, certo, questa reazione fortissima, c'è stata l'indagine, ma anche la reazione da parte dello stesso Consiglio Superiore della Magistratura, quindi con le dimissioni dei componenti togati che sono stati, sono, diciamo, implicati in questa vicenda, rispetto alla quale poi ci saranno degli esiti di natura penale o disciplinare. L'importante, dottoressa, è che il cittadino non perda la fiducia nella magistratura. Il cittadino non deve perdere la fiducia nella magistratura, e questo è un compito nostro. Noi dobbiamo, noi, non far perdere ai cittadini fiducia nella magistratura, e quindi bisogna farlo con un impegno quotidiano del magistrato e con comportamenti corretti. Ovviamente a tutta questa vicenda farà seguito qualche riforma, questo mi sembra evidente, perché poi purtroppo quando non si riesce a controllarsi dall'interno, cosa che non dovrebbe accadere in magistratura, perché noi abbiamo gli strumenti e gli organi ai quali rivolgerci e dai quali ottenere una tutela, no? Anche verso queste forme di indizio, questi comportamenti assolutamente indecorosi per un magistrato. Allora poi interviene ovviamente il Parlamento, il legislatore, e quindi, certo, sicuramente ci saranno delle riforme che riguarderanno, importanti, probabilmente, importanti, che tranquillizzino però il cittadino. Però come si dice adesso, e non è una cosa corporativa, questo bisogna, sì, dirlo, non bisogna poi far accadere che da alcuni comportamenti che sono isolati, perché io glielo dico per esperienza personale, ormai io sono in magistratura da molti anni, e molti colleghi, quasi tutti i colleghi che ho conosciuto, sono colleghi che lavorano, certo, che lo fanno con passione, che producono, il nostro territorio è un esempio. Ma anche nelle buone famiglie, può capitare la mia marcia. Però noi poi non dobbiamo consentire, certo, ai magistrati di fare tutto in che erba. Da questo poi possano scaturire delle riforme che sono assolutamente controproducenti e che fanno venir meno quella che è il valore fondamentale, certo, che è quello dell'indipendenza della magistratura, rispetto, certo, al quale bisogna assolutamente poi fare scudo, fronte verso riforme che possono, normale, danneggiarci, perché è una garanzia per tutti l'indipendenza, certo, certo, della magistratura, è la cosa, non solo per noi, è una garanzia per tutti. E certo, io di questo mi preoccupo, che il cittadino non perda proprio la stima e la fiducia. E, tutte queste intercettazioni si sono sapute attraverso i Trojan, sì, quelli nuovi, sono dei virus che applicati, mi pare, ai telefoni, diventano delle microspie ambientali praticamente. E anche il cittadino qua si trova un po' strano e si chiede, dice ma
il magistrato che subisce l'intercettazione di un altro magistrato, dice, dove è finita l'indipendenza del magistrato nella sua attività? Beh, però quando ci sono dei comportamenti, diciamo, che poi hanno una rilevanza, cioè, penale, il cittadino ragiona, cioè, e no, dico, e quindi poi il magistrato non è esente, no, da responsabilità, per cui non lo è, insomma, sì, e anche certo, il cittadino vuole che lo sia. Poi ci sono varie forme di responsabilità, certo, c'è la responsabilità penale, la disciplinare, certo, quindi che comporta una serie di sanzioni che non sono certo la condanna, ma sono sanzioni però che toccano l'attività del magistrato, la funzione, la carriera, quindi puoi avere censure, si arriva, certo, si va dalla censura alla destituzione, che è la più alta delle sanzioni disciplinari. C'è un'apposita commissione disciplinare al Consiglio Superiore e c'è un potere di iniziativa disciplinare che compete anche sia agli organi interni della magistratura, alla Procura Generale della Cassazione, che al Ministro. Certo. E quindi noi abbiamo, insomma, strumenti di controllo di controllo e per isolare. Però quando poi c'è un comportamento che evidentemente ha una rilevanza non solo disciplinare ma anche penale, scatta l'indagine, e con la riforma che c'è stata dei reati in diciamo reati contro la pubblica amministrazione, l'uso del Trojan, che prima era il cosiddetto Trojan, che poi è un captatore informatico, che prima era limitato, nel senso che essendo una intercettazione fatta attraverso un telefonino, ma di natura ambientale, perché veniva limitata, nel senso che era utilizzabile ciò che tu captavi però in determinati luoghi. Adesso invece è tutto utilizzabile, quindi il Trojan deve essere sempre con interesse pubblico tutto ciò che, sì, però non ci sono più quelle limitazioni che c'erano, certo, fino al gennaio 2019, che certo, poi la data in cui è diventata legge, no? È questa normale forma continua, e quindi da lì poi evidentemente è nata questa nuova, questa tecnica di indagine, e quindi ha evidentemente stato anche appalesato questo... No, ma è stata applicata a questo caso. Eh sì, perché è venuta con lo spazzacorrotti questa. Sì, questo cosiddetto spazzacorrotti è un'indagine che nasce, credo, un po' prima di gennaio 2019, perché nasce da indagini, insomma, riguardano altri soggetti, non magistrati, e poi c'è stata questa utilizzazione. Dottoressa, lei se lo ricorda, c'era un magistrato proprio della, sì, Procura di Santa Maria Capua Vetere, che allora era un sostituto procuratore, che l'aveva detto che c'era un sistema correntizio al CSM, sì, sì, che sì, era, sì, degenerato, ma non è stato creduto 10 anni fa, se lo ricorda il procuratore Carlo Fucci, sì, sì, e l'aveva detto, e ora intervistato dice, ma io ve l'avevo detto, giustamente ha avuto. Beh, però nella magistratura ci sono, nella magistratura le cosenti, no? Che sono, certo, poi queste, diciamo, sono nate tanto tempo fa, però con un intento assolutamente positivo, perché, certo, significa portare avanti delle idee diverse di organizzazione degli uffici, anche nomine dei capi, la figura del magistrato. Non ne approfitti sull'autogoverno della magistratura. Ci sono poi delle degenerazioni, ci sono state, ci sono, ma voglio dire, questo è evidente, però qui c'è una degenerazione diversa, perché poi è il rapporto magistratura politica che viene ad essere. E questo è importante, accanto, che la politica non approfitti. Bene, questo non va bene. Non approfitti, ma non, insomma, insista sull'autogoverno della magistratura e sul ruolo che la magistratura ha dato dalla Costituzione. Da questa vicenda possano poi nascere delle riforme, come dicevo prima, che, certo, che sono ispirate a idee anche pregresse, non so, sì, se vecchie desuete. E quindi su questo poi noi dobbiamo essere attenti, noi, certo, i nostri organismi, l'Associazione Nazionale Magistrata e lo stesso Matalatto, il Presidente della Repubblica, però credo che sia un garante veramente autentico di questo, dell'indipendenza, perché nella seduta di Consiglio Superiore che c'è stata qualche giorno fa, in cui appunto sono stati proclamati nuovi i membri che, sì, hanno sostituito quelli dimissionari, il Presidente ha proprio questo, ha detto, siamo qui a garanzia dell'indipendenza della magistratura, che è fondamentale. Sì. Presidente, con la spazza corrotti si va, una volta accusati. Sul ventaglio, perché la giornata è molto. Sì, prego. Accusati di. Siamo esseri umani, poi tutto, certo, sommato, proprio volendo dire. Dunque, una volta accusati di corruzione si va in carcere. Ecco, la cosa si dice che agisce la spazza corrotti, agisce in maniera retroattiva, non prevede norme transitorie.
storie, anche chi ha patteggiato va in carcere, anche chi ha seguito il rito abbreviato. Però il Tribunale di Napoli e anche la Camera Penale di Napoli dicono che ci sono elementi di incostituzionalità. E anche a Santa Maria Capo Vetere, magistrati e avvocato, perché io seguo sempre Santa Maria Capo Vetere, c'è stata una riunione al convegno alla scuola di formazione forense, perché gli avvocati e i giudici si preoccupano soprattutto di impinguare ancora più, affollare ancora più le carceri, e qualcosa poi c'è questa retroattività delle misure nuove, benissimo. Ecco, a gennaio, che riguardano appunto, come lei già ha detto, una serie di reati, è una legge poi per tutela della, certo, della pubblica amministrazione, quindi, e sarebbero applicabili anche ma a quali sono questi poi elementi di incostituzionalità di cui si parla? Forse questo, insomma, voglio dire, io non ho seguito il convegno perché non c'ero, ma in realtà credo sia questa... Perché l'ha detto anche la Corte d'Appello di Palermo, l'altro giorno ha rinviato alla consulta questa legge, e dice no, è incostituzionale. Sotto il profilo del diritto di difesa, diritto di difesa, articolo 3 e articolo 27, credo, sono i profili più evidenti di incostituzionalità. Presidente, oltre alla... Tra l'altro è la legge questa che introduce anche la interruzione della prescrizione. La prescrizione si va nel 2020, nel dopo 2020 il primo grado, dovrebbe entrare dopo il primo grado questa, di giudizio. Riforma della prescrizione, che dopo la sentenza di primo grado viene interrotta, e quindi con una serie di sia in caso di assoluzione che in caso di condanna, e abbiamo sistemato per evitare il decorso della prescrizione. Perché l'incidenza della prescrizione, purtroppo, al di là di quello che può essere il giudizio che si può avere, no, sull'istituto, sugli effetti, comunque c'è, certo, nel penale, certo, purtroppo c'è l'incidenza della prescrizione forte, è ancora molto forte, quindi se bisogna provvedere. Insomma, il governo, il Parlamento ha trovato questa soluzione. L'altra soluzione, ecco perché è tutto sospeso ancora, perché bisognerebbe fare modo che i tribunali abbiano più risorse per essere più veloci. Siamo sempre alla pecunia. Presidente, oltre alla spazza corrotti c'è anche la spazza clan, e questo riguarda lei, perché il Ministro dell'Interno vuole che i tribunali notifichino le sentenze a migliaia di condannati, dice che se ne vanno passeggiando per le vie della città. Condannati, e ne avrebbe contati, lui li ha contati a uno a uno, pare che siano 13.000, le ha contate uno a uno, 13.000 che passeggiano così. Ecco, com'è la situazione al suo tribunale? Allora, stiamo parlando del settore dell'esecuzione penale, cioè che è un'attività che di cancelleria seguita da magistrati, che segue appunto la definitività al termine del processo, di 3 gradi di processo definito, bisogna procedere all'esecuzione della sentenza. E anche noi abbiamo degli arretrati, devo dire la verità. Abbiamo degli arretrati che stiamo cercando di eliminare. Io ho creato un ufficio esecuzione, perché poi ci sono varie problematiche, perché c'è l'esecuzione delle sentenze, tutte vanno eseguite, però ci sono poi quelle a carico di persone detenute che vanno eseguite prima delle altre. Anche per esempio nell'ipotesi di una soluzione, comunque se la sentenza è definitiva, comunque la devi eseguire, perché potrebbe esserci qualcosa in sequestro e quindi non può, lì il tempo può decorrere inutilmente. Quindi i tribunali e anche le corti di appello, la Corte di Appello di Napoli ha una problematica enorme in termini di esecuzione. A proposito della Corte d'Appello, le voglio dire poi dopo una cosa. E quindi anche noi abbiamo. Però il problema è che ci sono poche risorse, il nostro personale amministrativo è poco, è insufficiente. Adesso avremo altri pensionamenti, tra poco, a settembre, quindi andranno via altre persone anziane ma di esperienza. E ci sarà un concorso che è stato indetto dal Ministero per far entrare nei tribunali i cosiddetti funzionari giudiziari, però l'espletamento del concorso sarà lungo, quindi ci vorrà perlomeno un anno e mezzo. Nel frattempo il direttore generale del Ministero, la dottoressa Fabrin, sta andando avanti fortunatamente in questa opera di
risanamento dell'organico certo. amministrativo dei tribunali, come lei sa benissimo, non si facevano concorsi da 20 anni, hanno cominciato 2 anni fa al Ministero, e quindi ci sarà un ingresso proprio, è di questi giorni la notizia, che altri assistenti giudiziari sono stati destinati agli uffici giudiziari di tutta Italia, quindi anche ai nostri, quindi lei sta, a parte i 1500 vincitori, insomma sta procedendo allo scorrimento della graduatoria e quindi assume altri giovani, questi sono tutti ragazzi giovani, e quindi anche Santa possono Maria avrà manca. I suoi, però sono assistenti giudiziari, certo. quindi con dei compiti precisi sì. e definiti, e sono anche ragazzi giovani che hanno vinto questo concorso, però hanno probabilmente anche altre aspettative, certo. e quindi sono anche ragazzi che potresti perdere perché magari diventeranno vincitori di altri concorsi. Qui è una situazione veramente complicata. La Corte d'Appello di Napoli, però, sa per come ha fatto il presidente De Carolis, vabbè, ma l'avrà fatto anche lei, ha creato un ufficio sì. solo per l'esecuzione delle sentenze, con 4, 5, 6 buoni uomini e donne di buona volontà. Lavorano, dice che lavorano pure di sabato, e stanno piano smaltendo. Certo, non si può fare con la bacchetta magica. Lui ama sempre gli esempi, le metafore, dice l'imbuto, che le certo, sentenze sono così. Certo. L'ultima volta, quella della metafora delle scarpe, dice come fa il processo a camminare con una scarpa 36 e un'altra 43, barcolla, perché non giustamente possiamo. Dice il processo è uno, bisogna iniziare dalla denuncia in procura fino alla Cassazione, ma deve essere uno, e però ognuno si interessa solo del proprio ufficio, non si ha una visione tutti gli unitaria. Uffici, ho detto, purtroppo si ereditano queste situazioni, anche io ho creato 2 anni fa questo ufficio innovazione, dove ho una serie di persone, però abbiamo arretrato perché abbiamo ereditato tutti i fascicoli sempre delle sezioni distaccate, certo. che sono state poi riunite, quindi concentrate, tutto concentrato adesso nel tribunale, quindi tutto quello che erano le vecchie preture, lei sa benissimo il lavoro che si faceva nelle preture, anche lì le carenze di magistrati, Santa Maria aveva tantissime preture poi diventate sedi distaccate dei tribunali con un territorio enorme, no? Se pensi a Aversa, era una nostra pretura, Aversa era una pretura autonoma, poi sedi distaccate del tribunale con un territorio vastissimo, e quindi praticamente tutti i fascicoli che erano pendenti presso Aversa, quando è stata eliminata la serie staccata, e sono diventati tutti fascicoli pendenti, quindi arretrato del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Certo. Quindi da un lato molti processi non si riescono a fare perché poi incide la prescrizione quando è sono normale. Così vecchi, laddove hai l'esecuzione purtroppo questo con un grande rischio perché sono fascicoli fermi che certo. andrebbero immediatamente definiti, quindi eliminate tutte le attività che bisogna fare, restituzione, confisca, un problema enorme questo, e poi messi in archivio, non so se mi sono spiegato. Certo, noi poi abbiamo anche spiegato. I fascicoli della Corte di Appello che tornano, perché quando la sentenza non viene del tutto confermata in appello, una parte dell'esecuzione resta a noi. Proprio qualche giorno fa, tra l'altro, col Presidente della Corte d'Appello, che ha queste grosse difficoltà, perché giustamente Giuseppe De Carolis di Prosseghi, se non si dà esecutività alla sentenza, è inutile condannare la pena, condannare, eccetera, quindi stiamo pensando, e lo faremo, insomma l'abbiamo già concertato, un protocollo d'intesa per cui alcune attività di esecuzione che devono essere svolte sui nostri fascicoli dovremmo farli direttamente noi a Santa Maria, quindi c'è un protocollo, stiamo organizzando questa attività, magari o distaccando del personale a Napoli che lavora sui fascicoli di Santa Maria, certo. insomma si cerca certo. di fare questo ovviamente con una gradualità, perché certo. il personale non c'è, non ce l'hanno loro, ma non ce l'abbiamo neanche noi, certo. poi abbiamo questa difficoltà, a volte questi provvedimenti di applicazione sempre del nostro personale in corte di appello, certo, la corte certo. di appello penale effettivamente è normale. Ha grossi vabbè, difficoltà, piano piano bisogna incominciare a affrontare il problema, perché non lo puoi mettere, io quando sono accantonare. Quando ho cominciato a presiedere il tribunale ho trovato in una stanza, in più stanze del Tribunale di Santa Maria, fermi quasi 10.000 fascicoli. Madonna, come si fa? Un mare? Dico, ma che cosa? Perché era una tutta attività di esecuzione penale, certo. quindi quello da fare, da smaltire, più diciamo
quello che diventa poi definitivo e quindi tu non puoi accantonare, quindi è complicato. E purtroppo il personale, e devo dire, il personale lavora, il personale di Santa Maria sempre lavorato. Questi pure di sabato e domenica a Napoli? Sì, sì, pure sì, di si fa il, anche noi facciamo dei progetti, cioè il progetto di smaltimento che tu non puoi far fare è normale. Durante, dopo un orario di lavoro abbastanza lungo, si cerca pesante, di farlo il sabato, certo. Però va programmato perché è un'attività di straordinario. Presidente, c'è stato un convegno a Santa Maria Capua Vetere, Le fedeltà invisibili, il centro del convegno, la connessione tra, di informazione tra procura e tribunale civile. Si parla della violenza alle donne, naturalmente i femminicidi continuano, proprio mi pare a Orta della Tella, insomma vicino Caserta, l'altro giorno un giovane 25enne si è scoperto, è stato arrestato, meno male, e picchiava la moglie giovane anche in stato interessante, era una cosa pazzesca. Allora si pensa, si è detto in questo convegno, tre sono le cose importanti, il racconto della vittima, l'aspettativa di freno da parte delle forze dell'ordine e le aule di tribunale in cui discutere ciò che è accaduto, perché le violenze alle donne non sono solo quelle, diciamo, eclatanti, i femminicidi, le cose, ci sono anche quei piccoli atteggiamenti di stilicidio che fanno perdere la fiducia, la stima, l'autostima alle donne. Ecco, quali sono i mezzi istruttori idonei per scoprire queste cose nascoste? Ma credo che il riferimento sia anche al settore civile, sì, no? Sì, più sì, che al sì. Penale. Allora, sicuramente le udienze, tutto il settore civile che si occupa della materia della famiglia e quindi anche durante l'udienza di comparizione dei coniugi, possono emergere delle situazioni che andrebbero monitorate. Perché il magistrato civile può venire a conoscenza di determinate comportamenti, certo. E poi ecco perché il raccordo con la magistratura minorile, se ci sono situazioni che riguardano i figli e che emergono nella prima udienza nell'udienza di comparizione dei coniugi. Oppure, peggio, si potrebbero esserci dei campanelli di allarme che, se sottovalutati, poi potrebbero comportare delle conseguenze ulteriori. Ne abbiamo discusso spesso con i giudici della sezione civile, anche col presidente della sezione civile, e stiamo preparando innanzitutto un protocollo con un'associazione. Per questo a settembre poi lo renderemo pubblico, per diciamo monitorare un po' queste, capire bene, monitorare il rapporto dei coniugi sempre su indicazione del magistrato e per capire meglio appunto se c'è possibilità di conciliare e poi certo. Da lì potrebbero, quindi queste sono un intervenire po' intervenire subito, le sedi che di sia ascolto, no? Perché c'è questa necessità di mettere insieme le cognizioni che possono avere i giudici civili che si occupano di queste materie con quelli che poi si attivano per l'indagine e quindi la sede naturale dalla quale si possono trarre secondo me degli spunti per capire se quella situazione che porta poi alla separazione sia un po' più seria e quindi potrebbe sfociare in atti appunto anche aggressivi, violenti, no? In delitti, questo si può fare e ed è importantissimo, e me l'hanno detto i magistrati. Come prevenzione. Sì, come prevenzione, sì, come prevenzione. Forse è proprio quella la sede dove noi possiamo lavorare di più, certamente. Tenga conto che l'udienza di comparizione per le separazioni è un'attività di competenza presidenziale del Presidente del Tribunale che viene delegata. Quindi attualmente se ne occupa un solo presidente di sezione, che è il presidente della prima civile, però abbiamo in programma poi di dare un po' questa competenza a tutti i presidenti di sezione del civile, mm-hmm. che come lei sa ci sono stati nominati, sono adesso di più, e anche per differenziare, per accelerare la fissazione sì. dei ricorsi e quindi poi ecco per lavorare su questo. Certo. E poi ci raccorderemo sicuramente col Tribunale per i minori per quanto riguarda anche la situazione dei bambini. Sono tutti
ormai il fenomeno è emerso, perché fino a poco tempo però fa bisogna prendere provvedimenti diciamo, in tempo, dottoressa, la principale perché... preoccupazione dell'autorità giudiziaria e investigativa era quella proprio di far emergere no? il fenomeno. Sì. L'emersione c'è, il problema è che il fenomeno è diffusissimo. Sempre ma bisogna prendere molto. Provvedimenti subito, vede quel codice rosso, dottoressa, quel codice rosso si è bloccato non e è quella facile, è una cosa però. Buona, guardi, adesso dice che è troppo presto, tre giorni, la donna come fa a sopportare due traumi? Però le voglio, le dico un po' cioè, l'esperienza bisogna fare presto, nostra, muoiono tante donne. Ma sicuramente bisogna fare prevenzione, però tenga conto che è talmente ampio, sì, no? Il fenomeno. No, ma questo bisogna dirlo. La Procura di Santa Maria sta lavorando moltissimo su questo fenomeno e quindi abbiamo anche l'ufficio GIP è intasato da richieste di applicazione di misure a tutela delle donne per combattere appunto il fenomeno dello stalking. La procuratore Troncore, lei si riferisce, sì, la Procura di Santa Maria, noi la salutiamo, io la saluto con affetto e stima perché l'abbiamo nominata e quindi certo. È la verità, ma fa tantissimo, pure sì. Per l'ambiente fa molto. Capito, quindi il fenomeno... Cioè, è molto ampio, è diffusissimo. Sì, allora sì, bisogna basta. Anche là darsi delle priorità e ma bisogna canto, fare presto. GIP e bisogna fare presto, però le risorse sono quelle. Noi abbiamo dei magistrati, io ho dei magistrati dell'ufficio GIP che riescono in 24 ore a evadere una richiesta cautelare. Io tutti i giorni ci sono uno o due GIP, tutti i giorni abbiamo un turno non si può ammettere a parte per questa tipologia certo. di reato. L'assegnazione a misura cautelare e la rotazione quindi è scorporata dall'assegnazione delle perché altre istanze cautelari. Perché la donna ancora oggi tende a non denunciare. Ha visto quello di Cisterna di Latina, la bimba a 10 anni è andata nella camera da letto a chiamare la mamma, l'ha trovata in un lago di sangue. Ma però come non si possiamo fa? Pensare di risolvere tutto con le misure cautelari e con la magistratura, la procura, eccetera. Allora ampliamo un po' anche le competenze, i presidi sui territori, le associazioni, gli assistenti sociali, perché la magistratura poi insomma arriva dopo, non so se normale. Rendo l'idea, la prevenzione ma fatto fare che gli altri. Gira gira si vuole tutto dalla magistratura alla forse. Fine, e alla diciamo, fine è sempre così, diciamo la verità è sempre pure, così. Diciamo è sempre verità. Stato così. Allora, sempre, sì. Il vecchio pretore d'assalto, lei sì. si ricorda, no? Presidente, il dei Papa pretori è stato che a hanno Napoli. Cominciato a tutelare il territorio molti vero. Anni fa, ed erano dei magistrati, quando il pretore era pubblico ministero e giudice, è vero. Quindi è il vero. Fenomeno. Perciò non bisogna... bisogna far capire ai cittadini che la istituzione di salvaguardia certo. poi è la io sono 11 anni che cerco di far avvicinare il cittadino alle istituzioni. Allora il Papa è stato a Napoli, già era stato nel 2015, è stato al convegno organizzato dalla Facoltà di Teologia dell'Italia Meridionale. Il titolo del convegno è La Teologia dopo Veritatis Gaudium, che significa la gioia della verità, va bene. Nel contesto del Mediterraneo è necessario realizzare una teologia vicina alla attualità e soprattutto lui ci tiene a parlare di dialogo, lui non odia, non dico odio, ma non può tanto sopportare i social, dice il Papa, siamo diventati più social che sociali, quindi lui ci tiene per il dialogo. In Vaticano c'è stato un dialogo proprio con dei giudici, erano panamericani e si è parlato di diritti sociali, che sono un po', dice lui, è semplice, il Papa ha detto a questi giudici, giudici come lei dice, a me una cosa mi preoccupano i quelli che non si preoccupano dei diritti sociali, ecco, e questi qua non se ne preoccupano, è tutto abbandonato e dice non c'è più umanità, non c'è più solidarietà. Ecco, e quindi da voi questo compito di guardare queste diciamo, ingiustizie sociali, tutelare, perché sono giustizie, come dire, naturalizzate, ossia invisibili. Per cui ormai non ci se ne rende più conto e sì, voi sì, potete sì. fare molto. I problemi sono due, allora a questo punto dobbiamo precisare, perché c'è da un lato il difetto proprio di comunicazione oggi, e questo è un dato di fatto. Ormai acquisito sì. della nostra della società moderna, cioè non c'è più la comunicazione diretta e personale, perché gli strumenti appunto di comunicazione informatici sono che confondono oggi, le idee i social assolutamente dominanti soprattutto nelle generazioni giovani con una serie di conseguenze che non sappiamo. Stiamo qua a dire
Poi c'è, e quindi viene meno anche, forse il problema è lo stesso, sono due profili diversi. Da ciò poi cosa nasce? Nasce l'assenza della dell'idea della collettività, del il senso proprio del comune, della collettività, e quindi forse una minore attenzione a quelli che sono i cosiddetti diritti sociali, no? Che sono poi i diritti a tutela delle, dei più deboli, quindi gli, insomma, corollari poi di quello che è il diritto di uguaglianza dell'articolo 3, il nostro diritto principale, tutti uguali e tutti trattati nello stesso modo. Certo, e voglio dire che è anche una questione di sensibilità. No, bisogna acquisire questa sensibilità, non sono solo i magistrati. Ma siamo diventati che la devono acquisire, un po' perché insensibili, forse... perché se io per esempio rubo una mela perché sono povero, non ho nessuno, mi muoio di fame, non c'è il reato, giusto? Se però io vedo una persona per strada che si muore di fame, si muore di freddo e l'accolgo in casa, nulla. E questo qua magari è straniero e non ha il permesso di soggiorno, posso avere delle noie. Perché non c'è assistenza, non si guarda più l'altro. E questo dico, quindi non c'è più questa preparazione anche al rispetto dell'altro, no? Al rispetto dell'altro. Questa è un'altra cosa anche... che avete di compito. Sì. Tutto torna alla magistratura. Tutto torna alla magistratura. Tutto torna alla magistratura. Allora, sempre alla magistratura. Noi abbiamo il compito principale, è quello di fare le cose con serietà, con trasparenza e applicando le regole. E questo, diciamo, però il Papa è, si è rivolto a voi. Il nostro primo compito. Vedete voi quello che, diciamo, il compito ve l'ha dato. Un altro procuratore che ama molto il dialogo e lo fa e combatte la mafia, la camorra, in tutti i modi. Lo combatte prendendo i latitanti, lo combatte con l'insegnamento all'Università della Vanvitelli, lo fa anche attraverso un libro. Adesso ha scritto un libro, Catello Maresca, sì. Lo conosce? Sì, sì, è un bravissimo ragazzo. Certamente. Io l'ho adottato come figlio, perché tanto è giovane, poi un bellissimo sorriso, e ha scritto un libro, si chiama veramente Manuale di legislazione antimafia. Ha detto bisogna studiare il diritto dell'antimafia, come se fosse unirlo a diritto penale, procedura penale, anche l'amministrativo, per vedere tutti gli imbrogli, gli appalti e quant'altro. Studiarlo seriamente, dare dignità a questo diritto aspetto di antimafia. Ecco. Sì, è perché c'è questa... il libro non l'ho letto, però so che, diciamo, è uscito anche da presentato, poco, sì, e ieri è stato presentato alla Federico II. II. Sì. E, perché? Perché sta cambiando anche forse il concetto di mafia. Noi non abbiamo più solo la mafia tradizionale, no? Certo. Ma non ce l'abbiamo più noi solo al sud, no, ce l'hanno pure al nord, più, pure non, a livello non europeo. Non esiste più il concetto di mafia tradizionale, camorra, 'ndrangheta, eccetera. Ci sono altre, le nuove mafie, no? Adesso si discute molto delle nuove mafie. E forse la vicenda della Procura della Repubblica di Roma, di Pignatone, che ha elaborato questa nuova definizione di fatto, ovviamente non giuridica, perché l'articolo adesso è 416 bis di mafia, quindi la indagine sulla famiglia dei, quindi tutta l'indagine che si è sviluppata a Roma, che poi ha avuto anche degli esiti a Casa Monica, contrapposti Casa Monica, e anche le vicende corruttive all'interno del comune di Roma e dell'imprenditoria romana, e quello è un nuovo concetto di mafia, che non è più, e tra l'altro è talmente nuova la definizione giuridica di una condotta, di varie condotte, che ci sono stati degli esiti processuali, come lei sa, assolutamente contrapposti, perché mentre il tribunale di primo grado, pur condannando tutti i soggetti imputati, ha ritenuto che di essere di fronte a una vicenda di comportamenti a carattere mafioso, però di comportamenti di associazione a delinquere, ma non a carattere mafioso, la stessa Corte di Appello invece di Roma ritiene che la configurazione di quei fatti commessi da quel gruppo di soggetti sia invece un'associazione a delinquere di stampo mafioso, quindi rientrante nella previsione normativa del 416 bis. E che cosa dice la Corte d'Appello? E quindi si aspetta poi la Cassazione per capire appunto se si possa applicare questa
nuova idea della consorteria mafiosa. Insomma, sintetizzo con poche parole, mentre per di tenere provato prima un vincolo di intimidazione tale da far ritenere esistente il vincolo associativo mafioso, sì, occorrevano determinati elementi, no? Diceva la Cassazione, quindi controllo del territorio, violenza. Oggi invece, con questa interpretazione data dalla Corte di Appello di Roma, il vincolo associativo, il vincolo può anche derivare la forza di intimidazione da uno spessore del capomafia. Certo. E dalla presenza di questi soggetti malavitosi all'interno di istituzioni in maniera continuativa. Quindi siamo, gliel'ho proprio semplificata, insomma, è molto più articolata e tecnica la questione, però questo per dire che cosa? Che la mafia non è soltanto quella delle bombe, dell'estorsione, del controllo del territorio, ma è anche quella che passa attraverso il rapporto di corruzione. Camaleonica, c'ha tante facce. Insomma, del soggetto, come devo dire, di carattere delinquenziale e le istituzioni. Non so se mi sono spiegato. Certo. Quindi se questo concetto diciamo, ecco perché il libro Le nuove mafie, cioè una mafia che è molto più come devo dire, molto più nascosta, molto più sottile ed è imprenditoriale innanzitutto. No, ma si può ipotizzare l'associazione di tipo mafioso anche quando tu non hai una consorteria tra soggetti che sono dediti a minaccia esplicita, a estorsione, al controllo del territorio. Un bel libro. No, sarà anche una bella, insomma, è bello la poi Cassazione, anche il fatto che sia quindi una ecco materia di studio. Ecco l'attualità della legislazione antimafia, perché tu non stai qua solo a studiare, ma lo sappiamo tutti che cos'è la camorra, ma e quindi questo è un aspetto sicuramente importante proprio nel nuovo concetto di associazione a delinquere a carattere mafioso. E poi anche, diciamo, un'altra cosa che andrà tra poco risolta dalla Cassazione a Sezioni Unite è la vicenda del carattere mafioso o meno delle cosiddette consorterie dislocate, cioè per esempio associazioni diciamo di persone che si ritengono appartenenti all'Ndrangheta, però non operano in Calabria ma operano in altre parti del territorio. Insomma, anche deve qua essere un bel libro questo, compratelo. Anche qui c'è una discussione talmente forte in Cassazione che si è arrivati alla Sezione Unita, la questione è stata rimessa alle Sezioni Unite. Sarà bello questo libro, manuale di legislazione antimafia, che sia un libro di studio, lui dice, poi, e questa è l'innovazione, è grandissima. Sì. Lui fa tanta prevenzione anche con quell'associazione Arti e Mestieri, toglie i ragazzi dalla strada, e questo è importante. Catello, che con il quale ho anche lavorato, insomma, spesso sta a Santa Maria. Lo conosce bene? Sì, molto bene. Abbiamo lavorato insieme al Consiglio Giudiziario di Napoli, lui è stato un componente del Consiglio Giudiziario insieme a me. E quindi lui ha questo insegnamento presso la Vanvitelli e anche di questa associazione che lo fa con tanto amore con altri amici. Arti e Mestieri, sì, è vero. Con tanto amore, ma veramente. È molto vicino al sociale, questo è vero. È molto vicino al sociale, ma tantissimo proprio. E poi prende pure i latitanti, era l'esperto dei bunker. Io mi ricordo in un documentario, un esperto dei bunker, mi ricordo in una trasmissione, dice... semplicemente disse chissà per quanti anni ci abbiamo camminato in testa a Zaccaria, perché poi dopo Zaccaria si è cercato per anni, per anni, 25 anni spesso si è quasi preso catturato. Poi insomma si arrivava al bunker e lo si trovava vuoto, quindi insomma, quindi è stata veramente una delle catture. A me piace questo più complicate ragazzo della, e poi c'è un sorriso enorme, un sorriso casalese. Sei un'ottima persona. Gli ho detto, lo conosciamo bene. Lo conosce? Sì, molto bene. Sì, io stiamo me lo lavorando. Adottato. Stiamo preparando con l'università un protocollo, abbiamo già quasi preparato per far sì che i ragazzi dell'università assistano alle udienze penali del Tribunale Santa Maria. Bene. Proprio quindi abbiamo tocca deciso tutti i costi, la prevenzione, insieme, quello, il sociale. Sì,
e a vasto spettro. Dopo questo periodo di sospensione federale incominciamo certo. ad attuare dopo il trasloco che ci siamo quello è civile ecco. Non dunque penale, una battuta siamo in conclusione sta morendo di caldo Presidente, il rapporto etica sport si ne parla tanto di questo etica e sport perché non so se hai notato si fa scarichi a barili perché vuoi le condizioni economiche tutti i genitori lavorano sia lui che lei e diciamo si dedicano non sempre un poco forse ai figli solo in alcune famiglie non tutte sono così non hanno tempo insomma dice chi deve educare la scuola e la scuola dice no e deve educare la famiglia. Quindi il seminarium Rei Pubblice la prima cellula e così interviene lo sport e lo sport che può fare tanto è aggregante no voglio dire è importante è importante chi segue le regole dello sport segue anche le regole della vita e qua sempre i magistrati c'entrano perché la giustizia è intervenuta anche nello sport per tutte quelle cose che sono capitate negli studi negli stadi si è dovuto fare anche la legislazione nuova il DASPO insomma ci sono stati anche dei feriti dei morti insomma i ragazzi anche attraverso lo sport possono capire la regola. Beh, quello poi sì, questo sicuramente, evitare che ci siano manifestazioni violente là dove c'è invece una manifestazione sportiva, che poi si trasforma in una cosa diversa, però la valenza dello sport è anche quella proprio aggregante, cioè per i ragazzi soprattutto che magari vivono in una famiglia che non ha la possibilità appunto di curarli bene, è socializzante, aggregante ed è uno strumento che soprattutto nelle periferie no, delle città, le grandi città come Napoli, dovrebbe essere molto molto più incentivato perché togli questi ragazzi dalla strada, togli questi ragazzi da compagnie, li sottrai a compagnie che sono non per loro positive quindi, e poi lo sport dà il senso della regola. Pensi che alcune associazioni importante secondo me perché ti insegna a rispettare delle regole e a rispettare l'altro e delle associazioni no profit hanno fatto una cosa bellissima hanno scritto un decalogo un vademecum insomma ci sono regole che devono rispettare i ragazzi quelli frustrati, quelli che vogliono le vendette, le cose, ma pure i genitori, perché anche i genitori possono essere frustrati che magari ai loro tempi hanno subito delle ingiustizie e vogliono che i figli debbano vincere per forza, in modo si sentono più appagati. Allora noi ci avviciniamo alla fine, dice lo sta dicendo da mezz'ora e non finiamo, ma adesso abbiamo finito. Si avvicina all'estate, che cosa la preoccupa di più? Come argomento, io le dico quello che mi preoccupa di più. Dell'estate? Dell'estate. A lei sicuramente che cosa? A me mi preoccupano i roghi. Ambientale. L'ambientale, sì. I roghi. Ho intervistato il nuovo comandante dei Vigili del Fuoco, bravissimo. Fa molta prevenzione, molta formazione, bene. Molto calmo, molto così. Molto bravo anche Bonpane che è andato via. Ma che piace, mi è dispiaciuto tanto che è andato via. Ha dato una grossa mano anche per... valutare tutte queste situazioni. Questo e mi dispiace e sono preoccupata per i carceri. Il carcere di Santa Maria Capovetere l'hanno giudicato la nuova di Guantanamo. È terribile, pensiamo a questi. Ma è mai possibile che si devono stare con l'acqua razionale d'estate? Noi siamo con l'aria condizionata, se ci manca un po' d'acqua. Hanno l'acqua razionata. Io sono per il cittadino che ha compiuto un reato. E deve avere la giusta punizione, però che non sia vendetta, sia rieducazione. Ma come si rieduca in quell'ambiente così affollato? Ci sono pure un sacco di suicidi, dottoressa. Ma anche a Poggioreale, no? Anche a Poggioreale. A Poggioreale qualche giorno fa c'è stata questa rivolta di tutti. Ma l'acqua, dottoressa, l'acqua. Ma anche lì hanno questa problematica, perché essendo sovraffollate i padiglioni, quindi ci sono molti detenuti in spazi ristrettissimi con questo caldo, quindi le risorse idriche ovviamente sono
non sono sufficienti e quindi c'è stata questa bruttissima, io ho letto un po' i resoconti, proprio rivolta, chiamiamola così, perché questo ma è, sì, perché insomma, i nervi saltano, perché c'era per tra l'altro un detenuto in condizioni non, insomma, era malato e non veniva portato all'esterno per una verifica di ricovero. Di ricovero, e quindi questo poi ha scatenato evidentemente una rivolta, non si riesce ma oggi a tenere la sicurezza. E Santa Maria poi c'ha questo problema del idrico, e poi ma da sempre, l'idrico, cioè, da due, adesso, adesso però il sindaco di Santa Maria l'ha risolto, però sempre così dicono d'estate e poi stiamo sempre allo statu quo ante, stiamo, certo, questa come è una prima. Cosa diciamo che non si può accettare, no, con questo caldo come si può, e poi l'odore dello stir, cioè pure vicino, sì, sì. E quello pure bisognerebbe provvedere, io me ne faccio, non lo so a chi dire, perché con questo caldo un lezzo nauseabondo c'è là, è troppo vicino. Non è, diciamo, non sono, è troppo sono quelle vicino. Situazioni che non dovrebbero proprio essere cose, tollerate. A che cosa, a lei che cosa preoccupa? No, ma sicuramente la anche la questione dei roghi, perché è sempre, sono vari estati che si ripete questo fenomeno. Dell'incendio doloso, se lo ricordo, quello del 2017, sì, come no, l'estate dei roghi, esatto, sì, va bene, speriamo che siamo esenti da questi fenomeni quest'anno, è certo, speriamo. Allora, io le auguro buone vacanze, grazie, stia bene, non faccia azzardi, non si tuffi così, no, faccia un tuffo normale, quelli là come si dicono, non si preoccupi. Quelli no. A candela, si dice un altro modo, ma è vernacolo, va bene. È a cofaniello si dice, mi pare, nel napoletano, perché tante volte uno ama l'acqua e si getta... Così no, magari in orario sì, non consoni. Lei caso. Ama il mare? Sì, però insomma voglio dire non fa di questi amo azzardi. Molto, ma non faccio di questi azzardi. Azzardi. Allora la ringrazio di avermi concesso l'intervista. Grazie. Ci rivediamo con l'inaugurazione. Benissimo, faccia buone vacanze. Grazie anche a lei. Anche a voi, buona fate serata. Buone vacanze. Grazie.